Nano Reef 32 litri. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video, bentornati sul canale, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video, se volete fare di più abbonatevi, colgo l'occasione per dirvi che abbiamo messo mano, non io personalmente, ma siamo stati aiutati anche per la questione degli abbonamenti, quindi abbiamo delle cifre più ridotte di quelle iniziali. Chiedo scusa per gli errori e tutto il resto, ma ci va un attimino per prendere il giro. Potete da oggi anche lasciare il cuoricino, quello che trovate sotto in descrizione, per lasciare appunto un'offerta e sostenere Tropical Mania, canale YouTube. Allora, bene ragazzi, oggi abbiamo una visuale direi perfetta, perché io non vengo ripreso in video, ma abbiamo una visuale di un certo tipo di colore, quindi penso sia meglio così. Appunto per una questione di riprese ho dovuto, diciamo, non avere luce addosso per non andare a sfocare sull'acquario. Ho fatto questo acquario, come potete vedere, da pochi giorni, abbiamo usato dei materiali già maturi, quindi è un attimino ancora in setting, è un po' ballerino sicuramente, però comunque sia, come sapete, sono un bambino e quando ha un giocattolo nuovo non vede l'ora di farvelo vedere. Tra l'altro sarà anche questo uno starter kit di quelli solo disponibili in negozio, perché capirete bene che sarà venduto così com'è, acqua compresa, quindi non è possibile spedire. Chiedo scusa a tutti quelli che vorranno acquistarlo da lontano, ma non è possibile. Oggi però parliamo appunto di una sorta di litraggio, tecnica, dogma e soprattutto antidogma, quindi andremo subitissimo nel particolare, faremo qualche ingrandimento per andare a vedere gli animali all'interno. Non abbiamo ancora dei pesci, ovviamente, stiamo valutando appunto che tipologia di pesci andare a inserire, essendo un 32 litri, ovviamente l'opportunità di inserire pesci va a restringere moltissimo a livello di forbice sulla scelta. Allora, cosa dire? Prima cosa, abbiamo già fatto dei video su questo canale per andare a sfatare dei dogmi oppure per andare quasi a bestemmiare, per chi può essere il purista dell'acquario marino, appunto abbiamo un filtro esterno, è minuscolo, è posto dietro, non vi posso dire come è caricato perché sono segreti industriali, no scherzo, sono degli elementi che andiamo a studiare noi come Tropical Mania da andare a inserire dietro nel filtro, e sono anche disponibili, quindi scriveteci tramite email se volete. Poi abbiamo della sabbia, abbiamo una tecnica, quindi dei protocolli, anche lì se volete richiedeteci tramite email i nostri protocolli con dei batteri, nutrimento per batteri, dei prodotti in generale per andare a sostentare il sistema, ma soprattutto in chiave protocollo, cioè protocollo non uguale dogma, protocollo uguale testo e creo un protocollo, ovviamente. Sappiamo già normalmente la tipologia degli acquari che facciamo, più o meno dove andiamo a parare, ma comunque sia andiamo sempre con l'ausilio dei nostri test, quindi andiamo a testare l'acqua. Allora, io adesso mentre vi parlo vado a focalizzare maggiormente l'immagine, ovviamente sul prediletto, cioè sulla creatura che stiamo ovviamente osservando. Allora, questo è un mix, abbiamo tutte e tre le tipologie di coralli, proprio per cercare di far arrabbiare qualcuno che possa dire appunto no, ma senza schiumatoio, senza sump. Sì, senza schiumatoio, senza sump, ma soprattutto con un sistema di filtraggio detto biologico, che poi bisogna capire quanto può essere biologico, e sicuramente con la sabbia, quindi non è un DSB, non è un berlinese, non è niente, è questo, è ciò che vedete. Funziona benissimo, io vi ho detto che l'abbiamo appena fatto, ovviamente si sta parlando di qualche giorno, prossimo alla settimana, e sta girando tutto bene. Ne abbiamo fatti diversi di questi acquari, di questo litraggio e con questa tecnica, e abbiamo avuto ovviamente tanti risultati, altrimenti non avrei fatto il video per parlarvi di ciò che sto per fare. Allora, il discorso qual è? Abbiamo una sabbia sul fondo che va a rilasciare degli elementi. Chiaramente non si può pretendere di inserirgli delle acropore, dei coralli SPS un po' particolari o comunque difficili. Anzi, il contrario, avendo una triade piuttosto elevata con quest'acqua e con questo rilascio da parte di questa sabbia, ho voluto appositamente appunto
inserire quei pochi SPS che vedete. Praticamente abbiamo questo, si potrà vedere il ditino nero col buio, che è una montipora fogliosa red, questa che è una montipora fogliosa green, e poi là dietro abbiamo, andiamo a fare una piccola zoomata, vediamo se riusciamo, un'echinofilia che cresce moltissimo, questa qui verde. Questi tre SPS che ho voluto inserire, li ho voluti inserire per cercare di tenere a bada un pochino quello che possono essere i tre fattori come KH, calcio, magnesio. Sì, ok, c'è anche un assorbimento da parte di questi ultimi per quanto riguarda azoto e fosforo, però principalmente l'ho fatto per questo. Qualora poi dovessi avere una triade ballerina, ma soprattutto bassa, provvederò a eliminarli. Allora, quello che conta moltissimo di questo acquario sono la tipologia di batteri che abbiamo messo sul fondo, la sabbia già matura, presa da sistemi già preesistenti, cioè già avviati, la tipologia di materiale che abbiamo inserito all'interno del filtro esterno minuscolo. Lì dietro vediamo l'aspirazione, quella in basso, con spugna di prefiltraggio antidogma, ma con prefiltraggio Tropical Mania. E lì abbiamo l'immissione in acqua tramite una spray bar che al momento è ancora un pochino da sistemare e non potete vedere per una questione di inquadrature, cioè l'ho messa appositamente in maniera che non mi faccia bolle e cose varie per riuscire a fare un video appunto consono alla vista umana, ecco. Dunque, oltre gli SPS elencati abbiamo degli LPS, praticamente quasi tutti sono in alto a destra, la andiamo a inquadrare, un'eufilia molto molto bellina, che è questa, il movimento dell'acqua mentre vi parlo, vi elenco i coralli, sotto abbiamo un Briareum, sinistra di nuovo un'eufilia, Green Violet, qui sotto Duncanopsamia, Zoanthus, praticamente l'unico molle, ah no, dietro la Duncano c'è una spugna arancione, non so se la potete vedere, è messa in maniera verticale sotto la roccia perché deve prendere pochissima luce. Vi stavo dicendo, praticamente questo layout è costituito anche dalle rocce, quindi abbiamo la sabbia, abbiamo il filtro esterno, abbiamo le rocce. Le rocce sono state incollate ovviamente perché, ragazzi, quando vi crolla una roccia o una rocciata all'interno di un acquario marino, molto spesso può capitare, alcune volte appunto, che vada a rompersi un vetro, e questo è ciò che assolutamente non vogliamo in un acquario marino. A tal proposito appunto vi indico come tecnica sulla rocciata di andare assolutamente a fermarla con delle fascette, con della colla, con quello che volete, comunque fermate la rocciata, sempre distanziato dai vetri, solamente più che altro per una questione di pulizia dei vetri. Come vedete, in questo caso abbiamo pochi centimetri di qui, pochi di là e pochi dietro. L'acquario a livello di layout e popolazione soprattutto è ancora da finire, quindi stiamo ancora valutando, come dicevo prima, l'opportunità di inserire qualche piccolissimo pesce, ma soprattutto qualche invertebrato come gamberi e lumache. Poi a livello di coralli, anch'esso sicuramente potrà essere un discorso da andare a approfondire, cambiare layout, inserire, aumentare la tipologia dei coralli. Ho voluto inserire i coralli e testare giorno per giorno appunto l'acquario, proprio per capire la risposta dell'acquario. Fino a quando non andiamo a inserire delle forme di vita come i coralli, ricordo a tutti chi non lo sapesse, i coralli non sono come le piante nell'acquario d'acqua dolce, non vanno ad aiutarci sulla gestione, anzi vanno un pochino a sporcare ovviamente, perché sono degli animali, quindi essendo animali vanno a sporcare. Un animale che mi piace moltissimo, un altro corallo molle, ho dimenticato, l'ho già citato prima, ma comunque sia è quello, quindi non c'è solo lo Zoanthus contaminato da qualche palitoa, ma c'è anche quello. Quindi poi abbiamo una luce piuttosto performante, una tecnica, un protocollo
per quanto riguarda appunto i prodotti ben specifici, mirati e protocollati per la tipologia di acquario che andiamo a fare, un'alimentazione idem mirata, mai eccessiva, ma comunque sia fatta in maniera da tenere anche in red field, diciamo, nitrato e fosfato. Ora vediamo, ragazzi, perché se necessita facciamo anche la parte 2 e andiamo a elencare anche alcune cose. Abbiamo già fatto un video qualche tempo fa, non sul marino in generale, ma su un 30 litri marino che ha avuto abbastanza successo. Scusate, ma purtroppo ultimamente, dopo un X minuti di parlato, soffro un po' di tosse. E appunto, niente, quindi dicevo, possiamo sicuramente creare poi un'espansione di questo video. Nel frattempo vi faccio SPS, sono le due montipora che vi dicevo prima. Poi qui abbiamo una lobophilia, Dukanopsamia, LPS, e andremo a alimentarle tramite cibo molto molto simile a quello dei pesci. Bene, io vi lascerei per la parte 2, quindi mi raccomando, adesso vi ho solo fatto un elenco del layout, della tipologia di acquari, del filtro esterno che normalmente non si usa negli acquari di acquamarina, appunto nei nano reef. Vediamo di fare la parte 2, dove andremo a capire anche l'importanza dell'illuminazione correlata ai valori. Bene, ragazzi, come capirete, purtroppo per la voce devo abbandonarvi. Mi raccomando, parte 2 a fra pochissimo, quindi io girerò sicuramente subito la parte 2 del video e uscirà fra pochi giorni. Bene, ragazzi, mi raccomando, come detto prima, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete il video, potete abbonarvi o cliccare sul super grazie, quindi il cuoricino, e sostenerci. Io, il nostro Nano Reef, vi salutiamo e buon acquario a tutti. Ciao!